Io credo che non deve essere solo una venuta spot, ma dobbiamo seguirli passo passo e questo è semplicemente l'inizio. È una promessa, certo. Mi piacerebbe poi venire nelle prossime settimane, visitare anche alcune scuole con gli studenti, parlare con loro e cercare insieme di trovare una soluzione. La ricostruzione passa attraverso la ricostruzione di tutte quelle strutture che sono delle comunità principalmente, oltre a quelle dei singoli. E le scuole, e le università, i centri di ricerca sono la vita della città, quindi certamente sì. I dirigenti scolastici hanno già pronta una proposta per chiedere per l'anno prossimo più personale docente, più ATA. Com'è l'orientamento del governo? Noi stiamo lavorando perché si possa andare verso questa direzione. I tagli a livello nazionale dei docenti per carenze di bilancio. Beh, su questo ci stiamo lavorando e stiamo vedendo di dare soluzione a tutti quei casi che ne hanno bisogno. Credo che questa sia la strada corretta. Volevo lasciare questi stampi che abbiamo creato noi alunni di laboratorio di incisione. Siete bravissimi. Grazie. Grazie. Fate Sì, scelte guarda che bella, queste questa l'ha fatto stampe. Giorgia. 2000. Questa l'ha fatta Enrico invece. Sì, Bravi, esatto. bravissimi. Grazie, Complimenti, ciao, ciao, ciao. ragazzi. Ciao. Ministro. Il governo metterà più fondi sulla ricerca per evitare la fuga di cervelli? Allora, il governo ha messo più fondi in generale sull'università e sulla ricerca nel loro complesso. Dovremo vedere la partita in termini complessivi, quindi cercare di ottimizzare le risorse e utilizzarle nel miglior modo possibile. Qui sono deceduti, sì, purtroppo durante il sisma due ragazzi sono morti di questa scuola e successivamente, dopo, entro un anno dopo dal sisma, altri due, per fatti sempre collegati al problema del terremoto. Quindi abbiamo perso quattro studenti nell'arco di un anno. Ma siete coscienti che da questo punto di vista è necessaria un'inversione di tendenza rispetto al governo precedente? Lo stiamo facendo, infatti stiamo lavorando su questo tema del multifondo dove ci sono più fondi per la ricerca e per l'università. Lei sul Gran Sasso presenterà il progetto Gran Sasso Institute nel convegno dell'OCSE. Certamente ci stiamo lavorando e oggi ne parliamo. Ci anticipi qualcosa? Mi piacerebbe dirvelo dopo.